locali che conosco, che conosce bene, questa è la scena professionale che è stata trasformata in un hub per un giorno. Benissimo. Dalle faccio molto la capacità di resilienza di generazione devo dire nella che scuola. La professoressa si è resa davvero disponibile a colpo. Sì. Ecco qua, abbiamo messo la motoristica, la parte del... Buongiorno. Buongiorno. Lì ci sono i nostri operatori. E questa è la parte di registrazione. Quindi qua i ragazzi possono compilare i moduli, diamo tutte le informazioni di cui necessitano. Ci sono gli operatori che fanno sia check-in e poi la parte finale del check-out. Quindi registrazione in entrata, registrazione in uscita. Sempre quando ci sono difficoltà, penso ai ragazzi ospedalizzati, penso per esempio nelle isole Eolie quando ci sono difficoltà di trasporto, quindi qualunque soluzione deve diventare un'opportunità che arricchisce l'offerta didattica. Certamente nella normalità la presenza ha un altro chiaramente ruolo, è meglio in presenza, anche perché la docenza è relazione e la relazione in presenza ha un valore aggiunto. Sottosegretario, il commissario Figliolo ha comunicato il ritiro dei banchi monoposto che lo scorso anno dovevano garantire le attività in presenza, garantire il distanziamento. Si riapre un capitolo relativo alle tante polemiche che sono state su quell'investimento che allora il governo fece. Allora, 2,4 milioni di banchi, quindi di arredi nuovi nella scuola, in 20 anni da docente non li avevo mai visti, quindi sicuramente sono stati investimenti opportuni e necessari. Ricordo che i banchi sono stati scelti dai dirigenti che hanno potuto chiaramente decidere se prendere banchi monoposto, banchi come sedute innovative. Quindi sicuramente questo ci è anche servito per la sicurezza. Quindi su 2 milioni e 4 di banchi, se una piccola parte veramente diciamo relativa ha avuto delle difficoltà, perché spieghiamo bene a chi ci ascolta, sono pochi centimetri più grandi di quanto dovrebbero essere i banchi monoposto per le norme antincendio. Stanno per essere ritirati e comunque l'azienda che ha messo sul mercato questi banchi già dalla struttura commissariale precedente a quella di Figliolo aveva già bloccato la ditta. Una iniziativa veramente importantissima che abbiamo accolto con grande entusiasmo. Intanto perché appunto permette ai ragazzi di ritrovare il loro ambiente e quindi essere anche vaccinati all'interno della loro scuola, quindi questo senso di appartenenza, ma anche è importante la sinergia fra le istituzioni e sentire le istituzioni vicine è stato veramente fondamentale. Ecco, lavorare insieme, dialogare fra istituzioni è molto importante perché si attenzionano le necessità dei ragazzi.